Viviamo in un mondo materialista e consumista. Troppo spesso, pur avendo tutto, non siamo felici. Il nostro cuore è sempre inquieto. Tanti allora si mettono in viaggio per ricercare questa pace in alcuni luoghi di preghiera, di spiritualità, e scoprono quanto sia importante prendersi dei tempi di meditazione, di preghiera. Altri invece sono convinti che pregare sia qualcosa di noioso, inutile. Proviamo a chiederci perché è importante non trascurare la spiritualità e dedicare del tempo a imparare l'arte della preghiera. La preghiera è l'ossigeno dell'anima e dello spirito, ci dona ristoro quando ci sentiamo troppo affaticati e oppressi per continuare ad affrontare la scalata del viaggio della nostra vita. Quante energie, quanto tempo disperdiamo nel tentare di raggiungere mille diversi obiettivi. E una volta raggiunti, ne cerchiamo di nuovi perché non ci sentiamo mai pienamente felici, realizzati. La preghiera è la via per la piena felicità, perché Dio è la felicità, quella felicità profondissima a cui da sempre e per sempre anela il nostro cuore. Proviamo a prendere l'impegno di dedicare del tempo di qualità a imparare quest'arte fondamentale per vivere in pienezza il viaggio della nostra vita.